Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo ed ultimo video nel quale andremo a parlare delle possibili forme Alola che potrebbero essere introdotte in Pokémon Stars. Avete sentito bene, questo sarà l'ultimo video di questa categoria, ma non escludo altri video simili a riguardo di altri, diciamo, esseri di questo mondo che potrebbero essere comunque nuovi Pokémon o Ultra Beast. Insomma, ci sono tante cose da poter vedere in video di questo genere. Detto ciò ragazzi, in descrizione trovate il link al video di ieri che grazie a YouTube non è andato bene in feed, quindi finito questo, se non avete altro da fare e se non avete ancora visto il video, vi invito a premere il link in descrizione per potervi godere il sesto episodio della Challenge Lock. Detto ciò, iniziamo subito. La prima forma Alola che vi voglio proporre è quella di Electrode, il primo Pokémon che è anche il Pokémon di prima generazione di tipo elettro che ci ha fatto più smadonnare. Perché? Perché ogni volta che lo si premeva, che lo si incontrava, insomma, aveva la forma di una Pokéball e si pensava di trovare uno strumento e invece Voltorb al 30. In ogni caso ragazzi, questa forma Alola è molto particolare perché questo Voltorb sembra aver assunto la forma di un ombrellone da spiaggia. La storia che ho immaginato dietro a questo suo cambiamento penso sia abbastanza interessante. Voltorb, arrivato a Kalos, ha dovuto trovare, diciamo, un modo per mascherarsi, perché comunque le Pokéball non erano, diciamo, ben introdotte nell'ambiente comunque tribale di Alola e quindi questo suo travestimento non funzionava più. E allora che cosa ha fatto anche per scappare ai Sandygast che lo continuavano ad assillare? Ha deciso di mascherarsi da ombrello, utilizzando appunto l'ombrello che si trova sopra di lui come, diciamo, modo per levitare e quindi acquisendo anche il tipo volante. E nulla, sinceramente trovo interessantissima l'idea comunque di averlo accostato al classico ombrellone da spiaggia bianco e rosso come le Pokéball del resto, ed è interessante anche comunque il fatto che il Pokémon non sia stato molto snaturalizzato ma sia rimasto comunque con una forma tondeggiante, perdendo però la sua caratteristica di Pokéball, che secondo me è un'idea niente male. È una, diciamo, è una forma Alola che non snatura il Pokémon in sé ma allo stesso tempo gli dà un aspetto e un concept totalmente diverso, e secondo me potrebbe essere davvero interessante vedere un qualcosa perlomeno di simile in Pokémon Stars. Ma proseguiamo con la seconda forma Alola. La seconda forma Alola che vi voglio proporre è invece quella di Absol, che acquisisce il tipo veleno. Ragazzi, secondo me questa forma Alola potrebbe avere una storia di questo genere. Absol in realtà è stato il primo Pokémon che la fondazione Heather ha provato a trasformare in un, fra virgolette, tipo zero, fallendo perché inizialmente il piano prevedeva la somministrazione di un farmaco che lo rendesse fortissimo, ma che in realtà l'ha mutato geneticamente e gli ha fatto acquisire il tipo veleno. Questo Pokémon poi, scappando comunque dopo essere stato rilasciato perché ci si era accorti che comunque non era abbastanza forte, è riuscito a riprodursi e ha sviluppato questa nuova forma Alola tipica appunto di questa regione. Questo Pokémon ha anche l'abilità Corrosione, abilità che inizialmente era solamente di Salandit, ma che poi è stata acquisita anche da questo Pokémon grazie appunto a questo siero, chiamiamolo così, che gli era stato appunto somministrato, in modo tale che adesso, diciamo, può comunque, ad esempio, per dire, contrastare abilmente i tipi folletto. Insomma, secondo me è un Pokémon davvero interessante. Il tipo veleno, sinceramente, su Absol l'ho sempre visto abbastanza bene, perché è un Pokémon che mi ha sempre, diciamo, portato ad averci un po' di paura, ecco. E penso che il tipo veleno, soprattutto con questo design, possa essere veramente una marcia in più per questo Pokémon, che è stato, a parte per la Mega, sempre un pochino, diciamo, accantonato da altri Pokémon, nonostante sia uno dei migliori di tipo buio in assoluto. E di conseguenza penso che una forma Alola potrebbe anche riportarlo, diciamo, ad avere una sua grande dignità. Anche perché, parliamoci chiaro, forse la Mega di Absol è una di quelle che ho visto di meno in giro, sia in competitive che in avventura. E quindi risollevare questo Pokémon potrebbe essere davvero interessante. La terza forma Alola invece che vi voglio mostrare è quella di Glalie. Ragazzi, Glalie in questa generazione è stato trasformato in un Pokémon creepy dalle descrizioni del Pokédex,
ma in questa formalola acquisisce una veste totalmente diversa. Ho immaginato che questo Pokémon, arrivato nella regione di Alola, abbia, diciamo, perso quel suo rivestimento di ghiaccio che lo caratterizzava a causa del clima tropicale della regione. Infatti il ghiaccio si è totalmente sciolto e ha lasciato questo, diciamo, questo contenuto del Pokémon un po' nero, del quale il Pokémon si vergognava e ha deciso appunto di crearsi questa maschera che ricorda molto i tiki appunto delle Hawaii, come abbiamo visto ad esempio per Golurk. Secondo me potrebbe essere una trasformazione davvero interessante. Acquisirebbe il tipo erba insieme al tipo buio, per il semplice fatto che comunque la maschera è di legno e quindi il collegamento comunque con le piante, quindi col mondo vegetale, quindi anche con l'erba mi sembra abbastanza immediato. E nulla, chissà veramente ragazzi, io mi sono sempre chiesto che cosa ci sia sotto quella coltre di ghiaccio che ricopre Glalie. Purtroppo con questa forma Alola non lo sapremo mai, ma è davvero un mistero interessante. Penso anche sinceramente che questo Glalie sia addirittura più inquietante di quello normale, perché sembra letteralmente una testa staccata dal corpo e quindi porta anche quell'elemento creepy che diciamo si addice al Pokémon, perché comunque come vi dicevo all'inizio la descrizione del Pokédex di Glalie in Pokémon Sole e Luna l'ha reso un Pokémon forse tra i più inquietanti in assoluto. E quindi secondo me una forma Alola di questo genere che lo riporti un pochino al suo concetto base un po' inquietante potrebbe essere una mossa interessante da parte di Game Freak. Ma passiamo subito alla quarta forma Alola. Abbiamo qui Aegisless forma Alola. Ragazzi, questo Pokémon è stato, diciamo, creato dagli abitanti della regione di Alola. Quando infatti i colonizzatori arrivarono e avevano gli Aegisless, gli abitanti di Alola, nel tentativo di riprodurre quelle armi di metallo, ovviamente però senza avere il metallo, arrivarono a produrre delle spade e degli scudi semplicemente di legno, che poi, dopo essere stati posseduti da uno spirito, esattamente come è successo ad Onedge, hanno dato vita a questo Pokémon, che però ovviamente essendo fatto di legno, ha diciamo delle caratteristiche un po' diverse, è un pochino più resistente, ma comunque il suo attacco è decisamente diminuito. Inoltre il suo tipo è cambiato quasi totalmente, passando dall'acciaio spettro allo spettro erba. Erba sempre per la questione del legno e ovviamente spettro perché appunto, come vi dicevo, è uno spettro che ha preso possesso di questa forma di Aegisless che è totalmente cambiata e che è stata praticamente rifatta da zero proprio dagli abitanti della regione di Alola. E nulla, penso che il design sia molto interessante anche con quelle diciamo particolari colorature blu che potrebbero portare anche un tipo acqua, ma io vedendo il legno lo accosterei un pochino di più al tipo erba, sinceramente. Fatemi sapere se voi gli dareste il tipo acqua o se preferite il tipo erba. E passiamo adesso alla forma Alola creata da uno di voi. Ecco quindi che vi presento Trevenant forma Alola. I Trevenant nella regione di Alola sbocciano come tutti gli alberi normali, ma appena arrivati nel territorio, appena dopo essere stati impiantati ad Alola, si accorgono che hanno a che fare con gli Exeggutor, che con la loro forma li, diciamo, oscurano un pochino. Questi Pokémon non sono apprezzati da nessuno e quindi Trevenant, per cercare di emulare Exeggutor, si trasforma anche lui in una palma, in modo tale da poter attirare i visitatori. Ma questa sua trasformazione ha anche un duplice significato. Infatti, attirando i visitatori, questo Pokémon ne assorbisce le forze vitali per diventare sempre più forte. Stesso discorso un pochino per i Phantum, che però diventano noci di cocco, un po' come diciamo se cadessero dal Trevenant, dalla madre Trevenant, e si potrebbe immaginare che la nascita di questi Pokémon avvenga appunto in questo modo particolare. E nulla, ringrazio l'autore di questa forma Alola, ossia Adeki17, e direi che con questo video possiamo concludere qua, quindi spero che vi sia piaciuto. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto.
Vi ricordo che se volete mandarmi delle forme a Lola particolari potete farlo sui social, anche se, come vi ho detto all'inizio, questo sarà l'ultimo video a riguardo e quindi non verranno mostrate in nessun video. Detto ciò, mi raccomando, passate anche dei social in descrizione, appunto, per qualsiasi motivo, se dovete mandarmi immagini o se volete solamente sapere qualcosa in più su di me o magari parlare in chat. Mi raccomando, la campanella anche in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed che fanno cagare ultimamente. E noi ci becchiamo in un prossimo video!